parliamo di Relax Hybrid e del gruppo IRSAP. Innanzitutto per IRSAP è un piacere essere qua assieme a voi in questa splendida cornice. Tra l'altro abbiamo anche avuto la possibilità di fare una breve visita al museo, davvero davvero magnifico. Mi presento, sono Daniele Carrirò, Project Manager per il gruppo IRSAP. Quindi mi occupo di pianificazione del progetto partendo dalle specifiche tecniche, quindi dobbiamo capire quelle che sono le esigenze del cliente e sviluppare un prodotto che appunto le soddisfi. Il gruppo IRSAP è stato fondato nel 1963 dalle famiglie Rossi e dalle famiglie Zeno. 1963-2023 significa che l'anno scorso abbiamo appunto festeggiato i 60 anni di storia e innovazione. All'interno della slide trovate solo alcuni degli anni più seguiti che hanno tracciato l'intero percorso del gruppo IRSAP. Come per esempio Mike ha registrato il termoradiatore, dove il concetto di riscaldamento si unisce al concetto di estetica, quindi si riscalda arredando anche l'ambiente in cui il prodotto viene installato. Inoltre, i primi in Italia a commercializzare un radiatore elettrico, dove si scinde la necessità di avere esternamente una sorgente di acqua calda, ma il radiatore stesso a sprigionare la potenza, quindi il calore, che è richiesto all'interno dell'ambiente in cui appunto il prodotto viene scavato. Tutela dell'ambiente e sostenibilità è un punto fondamentale per la proprietà di IRSAP e per l'intero gruppo. Sostenibilità intesa non come solo un mero prodotto, ma tutta la filiera che porta appunto alla produzione della soluzione che andiamo a mettere nel mercato. Inoltre abbiamo già rilasciato sul mercato due report di sostenibilità 2021-2022 e verrà rilasciato anche per l'anno di esercizio 2023. Il gruppo IRSAP nasce in Veneto, in provincia di Rovigo, ad Acquapolesine, e circa 550 dipendenti. Secondo stabilimento produttivo in Romania, Cluj e Napoca, 600 dipendenti. E poi abbiamo delle filiali commerciali sparse per il continente europeo, Spagna, Germania, Francia e UK, per un totale di oltre 1200 dipendenti. Bene, oggi vi presenteremo Relax Hybrid, che in realtà è un prodotto che è stato commercializzato nel 2023. Prima però andiamo a distinguere da che cosa è formato il gruppo IRSAP. Il gruppo è formato da tre business unit, la prima che si occupa del riscaldamento, quindi 60 anni tecnologia e innovazione per il comfort domestico. Da 12 anni IRSAP ha intrapreso un percorso anche per soluzioni di trattamento dell'aria, quindi ventilazione meccanica controllata, riscaldamento e condizionamento. E nel 2021, l'ultima nata, business unit che si occupa di domotica, dove il cuore dell'intero sistema risiede in un cloud che interagisce grazie a un'applicazione a tutti i vari dispositivi che sono installati all'interno dell'ambiente. Bene, quindi l'unione e l'esperienza del business unit di riscaldamento coadiuvata dal trattamento dell'aria, abbiamo sviluppato Relax Hybrid. Ma che cos'è Relax Hybrid? Innanzitutto è un'unità interna composta da un ventilatore e una batteria di scambio. Frontalmente troviamo un radiatore al quale poi verrà incollata una piastra frontale estetica che aiuterà anche la conduzione. Questo è Relax Hybrid. Analizziamo l'insezione: piastra frontale, radiatore, unità interna. Pertanto abbiamo una sezione radiante unita a una sezione ad aria. Fondamentale, Relax Hybrid non è un fan coil per alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, un fan coil non ha una sezione radiante. Relax Hybrid è un prodotto estetico, inoltre, come poi potremo vedere nelle slide successive, la tecnologia all'interno che comanda Relax Hybrid non è una mera impostazione di velocità, ma sono delle modalità operative. In più, Relax Hybrid è disponibile anche in 6 cromie differenti. Analizziamo i punti chiave di Relax Hybrid. Innanzitutto, il residenziale è il mercato di riferimento, quindi ristrutturazioni o nuove costruzioni ad alta efficienza energetica. Ma pompa di calore o caldaia? Entrambe. Se Relax Hybrid abbinato a pompa di calore integra le funzioni del riscaldamento anche quelle del raffrescamento.
Che cos'è necessario all'interno dell'ambiente in cui il prodotto è installato? Scarico della condensa, altrimenti quando andremo a rinfrescare sicuramente avremo problemi di trafilamento, gocciolamento e andremo a rovinare la pavimentazione che si trova a casa del cliente, e una sorgente di energia elettrica. Mentre se l'acciaio viene abbinato a una classica caldaia, ad esempio condensazione, ecco che abbiamo la massima performance in riscaldamento. In questo caso non è necessario scarico della condensa, ma rimane comunque fondamentale avere la sorgente di energia elettrica. Semplicità di utilizzo. Ogni singolo relax hybrid integra un pannello comandi, un controllo per interagire, per modificare le varie funzionalità del prodotto. Normalmente indica quella che è la temperatura rilevata all'interno dell'ambiente. Se l'utente interagisce col dispositivo, si accende ed è possibile in primo luogo impostare la temperatura di riferimento, quindi la temperatura di comfort desiderata. Poi è possibile scegliere tra una delle tre modalità operative, automatica, boost e notte. Fondamentalmente si va a inserire un massimo regime di rotazione che, in base alla distanza tra temperatura rilevata e set point, modula fino a quando la temperatura di set point è veramente vicina alla temperatura che viene riscontrata all'interno dell'ambiente, la ventola si spegne. La macro differenza tra notte e booster è appunto il regime di rotazione, pertanto la silenziosità. Booster l'applichiamo quando abbiamo bisogno di un calore immediato, comfort subito, notte quando è relaxare magari viene inserito in un contesto notturno con una camera da letto. Inoltre è possibile scegliere la stagionalità, quindi estate o inverno, quindi in estate chiaramente il prodotto funziona se è abbinato a una pompa di calore, in caso contrario il prodotto è inattivo. Inoltre per vincoli normativi dobbiamo poter mandare il prodotto in stand-by piuttosto che riattivarlo. Design ricercato e studiato per distinguersi. Caldo e freddo in soli 107 mm, è il radiatore ventilato più sottile che esiste nel mercato. Analizziamo la gamma è composta da una struttura verticale e una struttura orizzontale. La gamma orizzontale, tre modelli, altezza 6,50, classico sotto finestra, larghezza 920, 1120, 1320. Lo spessore rimane sempre 107 mm. Inoltre la gamma orizzontale può essere fornita con un accendimento idraulico a destra o a sinistra in base a quelle che sono le esigenze costruttive a casa dell'utente finale. Poi abbiamo la gamma sviluppata in verticale, 1008x630. Anche in questo caso spessore 107 mm. Unico all'accendimento centrale in quanto il prodotto si apre a effetto lungo. Inoltre all'interno della slide trovate alcuni dati tecnici come il contenuto dell'acqua, quindi la capacità massima e minima temperatura di ingresso in caldo e in freddo, la tipologia di attacchi idraulici, tensione di alimentazione, corrente, quindi la potenza assorbita, e il peso per ogni singolo prodotto. Il massimo della silenziosità. Abbiamo inserito uno specchietto all'interno della slide che possa guidare come termine di paragone in merito alla pressione sonora. Se prendiamo come punto di riferimento il modello centrale della gamma orizzontale, in modalità automatica 35,5 decibel, che è paragonabile al rumore che sprigiona un frigorifero, chiaramente di ultima generazione. Se invece abilitiamo la modalità operativa notte, ecco che il rumore scende a 20,3 decibel, che è paragonabile a un ambiente estremamente silenzioso, come un aula studio piuttosto che una biblioteca. Finiture colorate e uniche sul mercato. Relax Hybrid è disponibile in 6 colori, classico nero, scala di grigi, bianco, inoltre un colore che noi chiamiamo moda, agave. IRSAP all'interno dello stabilimento di Acqua Polesine ha un processo di verniciatura a polvere più sidica completamente automatizzato, come anche i controlli lo sono. Però, visto il posizionamento di mercato di Relax Hybrid, abbiamo introdotto ulteriori controlli manuali, appunto per evitare qualsiasi tipo di difformità nelle parti estetiche per frontale piuttosto che ornamenti laterali che contraddistinguono il prodotto.
facilità di installazione e performance. Questo è un estratto dal foglio istruzioni. Quindi l'installatore, quando apre l'imballo di Relax Hybrid, trova una dima cartacea. All'interno della dima cartacea sono evidenziati i fori, dovranno essere eseguiti al muro per l'installazione dell'unità interna, dove dovranno essere collegati il tubo di mandata e il tubo di ritorno, sia nell'acciamento destro che nell'acciamento sinistro, dove dovrà essere collegato lo scarico della condensa e dove sarebbe meglio posizionare l'alimentazione elettrica. Dopodiché si preleva l'unità interna, la si posiziona in corrispondenza dei fori prefatti grazie alla dima cartacea, si collega la raccolderia idraulica, quindi tubo di mandata e tubo di ritorno, alle valvole preinstallate internamente da essa e si collega lo scarico della condensa. Si preleva la sezione radiante frontale, la si posiziona sopra delle staffe sempre preinstallate da ISAP, effetto basculante, il prodotto poi viene chiuso tramite delle viti. Però come funziona internamente l'Relax Hybrid? Abbiamo una ventola, preleva l'aria nella parte inferiore del prodotto e la convoglia in una batteria di scambio. Successivamente l'aria poi viene immessa all'interno dell'ambiente. Nella parte sottostante, in corrispondenza dell'ingresso dell'aria, viene posizionato un filtro reticolato, che ha la funzione di proteggere appunto il ventolone piuttosto che la batteria di scambio, per evitare perdite di resa, perdite di performance del prodotto. Inoltre, troviamo due vaschette di raccolta della condensa e l'utilizzo di raffrescamento. Fondamentale, in modalità riscaldamento, la sezione radiante frontale, quindi composta da piastra e radiatore, contribuisce ad aumentare sensibilmente le performance, anche in condizioni di statico, ovvero quando la ventola è ferma, quando siamo prossimi al traguardo del soffonte. Quindi andiamo a diminuire ulteriormente il consumo, quindi il fabbisogno energetico. Analizziamo la circuiteria idraulica, il riscaldamento. Quindi, set point 20 gradi. Se la temperatura all'interno dell'ambiente è al di sotto della temperatura di set point, Relax Hybrid chiama alla sorgente esterna l'acqua calda, l'acqua valica la valvola di bypass ed entra contemporaneamente sia all'interno della batteria di scambio, quindi sistema d'aria, sia all'interno del radiatore. Poi chiaramente l'acqua torna all'impianto. Mentre il raffreddamento, se la temperatura di riferimento settata dalla cliente è sempre 20 gradi, ma la temperatura rilevata all'interno è sopra la temperatura desiderata, Relax Hybrid chiama alla pompa di calore l'acqua fredda, l'acqua valica anche in questo caso la valvola di bypass, ma grazie alla valvola trevie che viene collegata in mandata sia al radiatore che all'unità interna, vincola forza l'acqua solo all'unità ventilante. Lo fa grazie a un piccolo bulbo ceramico settato a 19 gradi che evita appunto il convogliamento dell'acqua nel radiatore. Perché? Per evitare il condensa sulla piastra frontale. Quindi l'acqua entra solamente all'unità ventilante. Analizziamo le performance con un Delta T30 classico e un Delta T712 freddo, Fancoil. Tanto Delta T è la differenziale tra la temperatura media all'interno del termosifone meno la temperatura dell'ambiente in cui il prodotto è installato. Quindi prendendo sempre come punto di riferimento il modello centrale della gamma orizzontale, paragonandolo al nostro prodotto iconico multicolore Altesi, vediamo che le larghezze sono le stesse, l'altezza è la medesima, ma abbiamo bisogno di tre volte lo spessore. Quindi Tesi, spessore 215 mm più il fissaggio a muro. Tre volte lo spessore di Relax Hybrid, che ricordo essere di 107 mm. Manutenzione. Il filtro è estraibile, si può tranquillamente pulire con una spilla polvere o con un panno, come facilmente pulire anche la piastra frontale e i fianchetti laterali. Inoltre, grazie all'apertura basculante, si può facilmente ispezionare piuttosto che pulire o manutenzionare. Certificazioni. Relax Hybrid rientra nella normativa 16431, che è la normativa di riferimento appunto per vettori ventilati. Per quanto riguarda le resin caldo, certificate dal Politecnico di Milano, per quanto riguarda la pressione sonora, riportata dall'Università degli Studi di Ferrara.
Come avete potuto apprezzare, è un prodotto complesso sia dal punto di vista del design, quindi brevetto ornamentale, che costruttivo. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti che Relax Hybrid ha ottenuto, come il DF Design Awards 2023 e il German Design Awards sempre 2023. Concludo mostrandovi un video che spiega come Relax Hybrid viene appunto prodotto, dove c'è un connubio tra la tecnologia, quindi l'automatismo, e le sapienti mani di operatori che avevano comunque inizio da 15-20 anni. Quindi tecnologia, made in Italy e innovazione. Grazie. Grazie.